Ciro Ciulla, musicista, insegnante di pianoforte, insegnante di italiano per stranieri. Tu appunto sei di origine albanese, in pratica per spiegarlo si può dire che il tuo paese di provenienza, Piana degli Albanesi, è in Sicilia, sì, ma è caratterizzato da una presenza di comunità albanesi che risalgono a oltre 5 secoli, sì, così come altre aree in Italia, ci sono in Calabria, in provincia di Brescia, in Molise. Ci vuoi spiegare un po', sì, sì, cosa, certo, sono le comunità albanesi? Allora, diciamo che l'origine delle comunità albanesi è appunto tra fine 400 e primi del 500, c'è stata la dominazione dei turchi ottomani appunto della parte dell'Albania, e ci sono stati dei profughi. Lì c'era stato Giorgio Castriota Skanderbeg, che era questo condottiero che poi è diventato un mito, un condottiero, cioè storicamente, come dire, importante, e poi è diventato appunto anche una figura quasi mitica. Però poi hanno perso la guerra e quindi ci sono stati dei profughi, così come i profughi ci sono stati negli anni 90, ci sono stati i profughi anche tra 1400-1500, e si sono, come dire, sono arrivati anche in Sicilia, quindi la parte che ha interessato questa emigrazione è stata la Calabria, soprattutto dove le comunità arbresce sono anche molto più numerose, soprattutto la parte di Cosenza, e poi in Sicilia la parte, cioè a Palermo. Di queste, Piana è stata quella che per vari motivi ha saputo conservare meglio le tradizioni e quindi la lingua. Da noi si parla arbresce praticamente ogni giorno con qualsiasi, cioè se si va al bar a prendere un caffè, famiglia, amici, cioè proprio è una lingua veicolare. Cioè proprio. E com'è l'interazione? Immagino che non è che ci fosse il deserto a Piana degli Albanesi e lì si è insediata la comunità, ma sì, immagino ci sia stata una relazione, sì, con le comunità. Allora, c'è da fare una differenza che è anche abbastanza importante. Ci sono delle comunità arbresce che si sono, come dire, che sono state fondate ex novo, tipo Piana appunto. Ci sono state alcune, tipo Mezzoiuso se non sbaglio, sì, in cui c'era un nucleo, diciamo, già insediato, e poi la comunità arbresce si è un po' aggiunta, per così dire. Diciamo, le comunità arbresce sono state sempre abbastanza diverse, abbastanza anche un po' chiuse, cioè è stata anche una forma di campanilismo in un certo qual senso, tant'è vero che una delle distinzioni praticamente che si fa a Piana è, cioè si definiscono latini, litign si dice, ovviamente gli italiani o comunque, e invece noi, come dire, quelli di Piana sono gli arbresci, okay, quindi questa cosa è stata sempre fatta. È chiaro che dagli anni 50 del Novecento, sì, la cosa è iniziata un po' a essere, come dire, abbandonata, cioè adesso, come dire, anche per quanto riguarda la lingua si assiste piano piano a un decadimento, si sta perdendo praticamente, quindi... Comunque negli anni 90 ovviamente il flusso dall'Albania, sì, migratorio è stato, sì, forte, sì, e la comunità albanese contemporanea comunque si è portata un bel carico di pregiudizi, stereotipi, senza che ci fosse forse una consapevolezza invece di questa comunità, questa minoranza etnolinguistica in Italia molto più radicata di qualunque flusso migratorio degli anni 90. Quanto pensi che sarebbe stato importante, o se c'è stato un lavoro di memoria storica di questo in quel momento storico degli anni 90? Decisamente sì, cioè io mi ricordo che quel periodo, io ovviamente ero abbastanza piccolo, avevo 10 anni più o meno, però mi ricordo che è stato un po' un paradosso, almeno per Piana, perché proprio in quel periodo, nel 1988, si è celebrato il cinquecentenario della fondazione di Piana, e quindi sono stati invitati un po', come dire, ministri, insomma, e anche ministri dell'Albania comunista, tra l'altro. E quindi questi venivano un po' in visita ufficiale, era una cosa un po' importante, Piana era ritenuta importante, poi subito dopo crollo del muro, insomma, flussi migratori arrivavano, e a Piana sono arrivati tantissimi anche, per cui è stato un po', come dire, una specie di trauma in realtà. È chiaro che non è stata vissuta bene dappertutto, io sono stato anche in Calabria, in alcuni paesi in Calabria, così per visitare alcuni paesi arbresce, tipo Spezzano Albanese, Lungro,
La cosa che purtroppo mi ha rattristato molto è che lì i giovani si vergognano a parlare al Brescia, o comunque quando, soprattutto quando c'è qualcuno che non è del posto. Poi è chiaro, a Piana non c'è in realtà un legame fortissimo con l'Albania, in realtà non c'è mai stato. È chiaro, ogni tanto si fa qualche cosa, c'è un gruppetto che magari fanno la festa della bandiera, però è chiaro che noi ci sentiamo più italiani, cioè ci sentiamo italiani, certo. Diversi, con una particolarità che è quella di essere al Brescia, però italiani, non, cioè, non andiamo a dire che siamo albanesi, ma non perché è così. Il mio relatore all'università lì a musicologia dice sempre che noi al Brescia siamo dappertutto.